Prendeteli! Riportateli nella Mandria! Ehi, gli hai bucato il fondo schiena a quello. Sempre poco per un dannato ladro di bestiame. Se fosse... Quest'altra volta tienti da parte, non vorrei che ti rovinassero la pelle. Non devi preoccuparti per lei finché le sono accanto io. Continua a preoccuparti, Johnny. Sei illesa, Dusty? Certo, papà. Quei barabba non coglierebbero un pagliaio. T'hanno colto il cappello. Ma non sono stati mica loro. Correvo talmente che me l'ha tolto il vento. Signorita! Il suo sombrero. Grazie, Thomas. Rusty, starai vicino alla Mandria fino al passo dell'acqua. Andiamo. Via, Nick. Indovinate, cosa? Invece di aspettare il primo del mese, papà farà le paghe al passo. Così potremo divertirci un po'. Yuhu! Corro a trovare mamma roulette. Vuoi lasciarle un'altra volta la camicia, eh? No, ho trovato un nuovo sistema. Io punto sempre sul rosso. Raddoppio quando perdo e metto in tasca tutto quello che vinco. Verrò là e sarò la voce della vostra coscienza. Le ragazze per bene non le fanno entrare là dentro. Lascerò la coscienza a casa. Yuhu! Like you've never been loved. Numero 6, nero. Scommettete, scommettete. Just let me kiss you like you've never been kissed. Each kiss will tell you what I feel through and through. So darling, take me in your arms, kiss me to your heart. Numero 21, nero. Tell me with your eyes. Tell me. Oh, hai visto, ti porto fortuna, eh? Stammi accanto e facciamo saltare il banco. 14 volte di fila che esce il nero. Ah, meglio andarsene con i pochi che ti sono rimasti. Commettete, commettete. Questa volta il rosso deve uscire. Dolcezza, dici che si rifarà vivo il 22? Ah, poverino, se è uscito ora, lascialo riposare. Prova il doppio zero. Va bene, 10 sul doppio zero. Ah! Doppio zero. Evviva! Sì! Ho vinto! Evviva! Ecco, pagami! Oh, mi dispiace. Carogna nera. Johnny, senti, prestami quei tuoi 60. No, Tony. Johnny col suo denaro comperei i vitelli. Certo, quanti ne prende con 60 dollari? Tre soli. Johnny, se vuoi una nuova Mandria, devi rischiare. Su, via, prestami, li dividerò la vincita con te. Se vinco, ripopolerai il ranch di tuo padre in un fiat. Via, siamo amici da tanto tempo. Johnny, da. Sì, ma lasciami seguire un'ispirazione. Non fare il pazzo, devo uscire il rosso. Lascialo sul 4, è il compleanno di Rusty. Che cosa avresti da dire sul mio compleanno? Ho solo 37 probabilità contro una di non uscire. Numero 4, nero. Per le corna di tre mandri, abbiamo vinto, amico! A questi compreremo 30 vitelli. Oh, Johnny, non mollare, non sputare in faccia la fortuna e sfrutta la passata buona. Andiamo, andiamo. Sì, andiamo, e subito, prima che ci lasciate qui, sia il resto. Oh, è una donna! Una donna? Ehi, Harry, portate fuori quella ragazza, non è posto da vitelle da latte, questo. Con uscire benissimo da me, voi venite? Vi dispiace, signor Blair, se vado a prendere papà alla stazione e torno a casa con lui? Sì, va pure, Johnny. Avrai un bel da fare per risistemare il ranch. Pigliati anche un giorno di permesso. Ah, tante grazie. Auguri.
Non scordarti di venire alla festa domani sera, Johnny. Ci vediamo là, Johnny. Ah, già speravi di andartene solo in paese con Rusty. E saremo in tre su quel calesse, figliolo. Salute. Spero che Johnny non dimentichi di dire a suo padre che metà di quei soldi sono miei. Che vuoi dire? Oh, sai com'è suo padre. Da quando la siccità lo rovinò è diventato strambo. Si gioca tutto quello che gli passa per le mani. Come qualche altro che conosco, eh? Andiamo. Andiamo. Salve, Luke. Sto sellando per il tuo vecchio, Johnny. Spero che papà finirà presto di fare questa vita. Ciao, papà. Ah, così presto. Bene, vuol dire che avete camminato tranquilli? Abbastanza. Abbiamo avuto uno screzio con dei razziatori sul vicino a Spotted Bint, ma non sono venuti a capo di niente. Rusty ne ha impallinato uno. Lascia fare lei. Io ti accompagno a casa. Mi dispiace, ragazzo, ma ho delle faccende da sbrigare. Le nostre paghe sono arrivate stamani? Sì, la tua è sul mio tavolo. Grazie per avermi sellato il cavallo. A domani. Addio alla mamma di non preoccuparsi se tardo un po'. Vai di là dal Rio Grande? C'è una legge contro chi gioca a poker? No, papà, ma non rifarai la mandria riempiendo le tasche dei giocatori di professione. Ho perduto tutto all'improvviso. Tiro a rifarmi nello stesso modo. Tequillas, Carlos. Buenas noches, señor Colt. Dos tequillas muy pronto. Posso essere il quarto? Non ci piacciono le cambiali. Qui parlano solo i soldi. Parleranno quando incasserai l'assegno della mia paga. Della compagnia ferroviaria ci fideremo. Oh, Mac, questo qui è Jim Colt. Trattalo coi guanti. Suo cognato è lo sceriffo di Maverick. $70. Taglia. Stasera ammatterò la Iella. È la volta che pago i debiti. I soldi sono qui. Ti servono solo le carte buone. A te, amico. Grazie, signor. Muchas gracias. L'avevo detto che stasera ammazzavo la Iella. Cosa vuoi fare, Colt? Rifarti di un mese in una sera? Per forza. Domani attacco coi turni di notte. A scoprire. Ante. Re. Regina. Asso. $5. Eccoli. Cinque e... altri 5. Ci sto. 5 e altri 10. Bene. È entrato un altro asso, mica tu. Ci sto lo stesso. Vado via. Vediamo l'altra carta. 7. Pante. Parol. Parol. $20. Visti. Via. Due re. Due assi.
faccio 50 dollari. Non credo tu abbia il terzo asso nella manica. I tuoi 50 e altri 100. Sono in serata anch'io. Vediamo? Vediamo. Tre. Tre assi battono i tre re. Il terzo asso l'hai tolto dal fondo del mazzo, lurido baro. Pazzo idiota! Presto, Jim, vada alla finestra prima che arrivino le guardie. Johnny, va subito a casa. Noi dobbiamo parlare d'affari. Di a tua madre che vengo subito. Chi è? Mio figlio. Come sta McAdoo? Ora viene anche giù. Non ti agitare. Joe viene subito. Jim è sulle spine. Vuol sapere che è successo dopo che è scappato. Siediti, Jim. McAdoo è morto. La palla gli ha spezzato un'arteria. Ti cercano per omicidio, Jim. McAdoo era americano, Jim. Cercheranno l'assassino di qua e di là dal confine. Ma è stato per difendermi. Aveva estratto la pistola. Voi avete visto. Cosa hai detto, Jim? Sicuro. Avete visto. Ora calmati, Jim. Abbiamo pagato Carlos perché si scordasse di te e detto alle guardie che l'assassino era uno straniero, certo John Smith. Ah, sì? Ve ne sono immensamente grato. Abbastanza da aiutarci in un piccolo affare? Certo. Parla, a tua disposizione. Hai detto che ora fai il turno di notte. Ah, stavo... Sì, stavo per andare in stazione ora. L'Espresso Ovest sosta Twin Butte stanotte. Trasporta 50.000 dollari di paghe per la guarnigione di Paso dell'Aquila. Una rapina? Ah, col tuo aiuto. Mio? Ah no, ah no. Allora diremo di aver scoperto che il vero nome di John Smith è Jim Cole e che hai estratto per primo la pistola. Sarà notificato al cognato sceriffo e ti troverai d'incanto dietro le sbarre. Cosa dovrò fare? L'Espresso Ovest parte da Costa Mesa alle 7.30 ed entrerà Twin Butte alle 8. Dunque, qui c'è la stazione e qui c'è la tettoia. Quando il treno si ferma, il vagone della posta dovrebbe trovarsi all'incirca qui. E ora, dici che fai. Io corro al vagone della posta e busso allo sportello e grido all'impiegato che abbiamo una lettera importante da spedire. Allora usciamo noi. Ehi, Joe, e se la ferrovia cambiasse idea e decidesse di non spedire i soldi stasera? Che ne dici, Jim? Sarebbe la prima volta che accadrebbe. No, stasera l'Espresso Ovest porterà i 50.000 dollari al Paso dell'Aquila, in modo che i soldati prendano il soldo il primo del mese. Tu e Tony andate con Rusty alla festa stasera? Credo di sì, mamma. Cos'hai che ti preoccupa?
Oh, sciocchezze, mamma, ero sopra pensiero. Bisogna che m'avvii alla stazione. Ma se non hai ancora cenato? Non ho tempo. Se ne sono andati quelli. Ce ne andiamo adesso. Chi sono, Jim? Oh, smetti di sindacarmi. Va a finire che uno si secca. Io non lo capisco più, tuo padre. E sembra diventato un'altra persona. Oh, Johnny. Arrivi in tempo per il caffè. Maninotto. Sei ferroviere, eh? Conoscevi il segnale per farti aprire. Zitto, apri la cassaforte. Mi dispiace, ma solo l'ufficiale pagatore di Passo dell'Aquila conosce la combinazione. Andiamo. Ma io te... Io ti dico che non conosco la combinazione. Sparo? Mi licenzieranno. Diranno che sono in combutta, cazzo. Eccoli qua, tutti in oro e argento. Quelli non sono 50.000. Sputa fuori il resto. Dai! Il resto è in biglietti. Mettili lì. Apri lo scorrevole. Ora attaccati al segnale d'allarme e gettati a terra. Figli li ho tagliati, Joe. Sarà meglio che vada fuori. Non scordare la lettera, Jim. Che succede, Jim? Hai fila? Non sono un criminale di professione. Pensa che ti succede se l'impiegato non ti apre. Un bandito mascherato. Stavo scaldandomi il caffè e sento bussare alla porta. Beh, io credevo che fosse lui. Poi mi ha fatto tirare il segnale d'allarme e si è buttato. Beh, avvertiamo la stazione di Passo dell'Aquila. Beh, andiamo, Jim, sbrigati. Andiamo. Preferiamo fare il tempo. Il segnale d'allarme.
Cioè, la linea è interrotta. Non funziona. Ho dato un'occhiata alla cassaforte. È spalancata e vuota. Sarà meglio riattraversare il Rio Grande. Aspetteremo un po' finché le acque si calmino. Poi riproveremo. Quanto Johnny? Lascia perdere Johnny, ci sono io qui. Doveva raggiungerci al ranch. Vi preoccupate troppo l'un dell'altro. Un gran brutto segno. Per me. Mi preoccupo di tutti i miei uomini. Piantarla di ballare con la mia ragazza. Johnny! Così tardi? Era scappato un vitello. Papà aveva visto orme di giaguaro ieri. Non ho potuto aspettare l'alba per ritrovarlo. Attento, porco mondo! Sono le scarpe nuove! Ah, lo so. E tu portale via. Mi mancavi, Johnny. Ma buon intenditor. Credevo che non venissi più. Sto sognando. State a sentire. Stanotte l'Espresso Ovest è stato attaccato da un bandito fra Costa Mesa e Twin Buttes. È scappato con $50,000 di paga dell'esercito. Formo una squadra per perlustrare tutto il distretto e mi servono almeno 5 uomini in più oltre i soliti volontari. Vogliono alzare la mano quelli che hanno un cavallo a disposizione? Prendo te, Sanders. Buck Pettis, Johnny, Bert Tillman e te, Anne Wayne. Armatevi e trovatevi davanti al mio ufficio fra 10 minuti. Continuate. Beh, almeno un mezzo ballo l'ho fatto. In caso ti stendessero, socio, perché non mi dai la mia metà dei 700? Li ho nascosti per non cedere ai tuoi sospiri. Immaginavo. Hai l'arte di commuovere il prossimo, tu. Siamo amici da tanto tempo, Tony. Salve, Rusty. Sta attento, Johnny. Mi mancherai tanto, specialmente quando riporterò a casa Rusty col calesse. Non ci sono stati segnalati stranieri ultimamente. Pensiamo che il bandito sia uno del luogo.
Visiteremo i ranch del distretto e sentiremo se tutti potranno dar conto di dove erano verso le 7:30 stasera. Allora andiamo, ragazzi. Buongiorno, papà. Mangio un boccone e vado a lavorare. Ah, Tony venne ieri sera a dirci che eri andato con lo sceriffo. Nessuna traccia del bandito? Lo zio Dan e la squadra sono ancora in giro per i ranch. Hanno idea che il bandito sia qualcuno di qui. Ah, un momento e vengo, figliolo. Io credo che Dan perda tempo a cercare nei ranch. Qua da noi, chi vuoi che sia capace di cose simili? Dov'era papà lo sa. Qui non si farà neanche vedere. Penserei di no. Non ci mancherebbe altro che Dan venisse a interrogare suo cognato. Qualche novità, Dan? No, per adesso. Tu avevi perduto un vitello ieri. Ma no. I pochi che ho li tengo sprangati nel recinto. Non voglio correre rischi. Perché? Johnny, gli hanno detto che non sei arrivato alla festa che verso le 10:30 ieri sera. Dato che l'avrebbe saputo, prima o poi, gli ho spiegato che eri andato a rincorrere il vitello. Mai pensando che avessi mentito ai tuoi amici. Dove eri, Johnny? Ero così, un po' in giro. Ci devi dire dove, figliolo. Ho detto in giro, zio Dan. Mi dispiace, Johnny, ma dovrai venire con me. Lo so io dov'era, sceriffo. L'altra sera vincemmo $700 alla roulette al passo dell'Aquila. Volevo la mia metà in contanti, ma Johnny voleva investire in bestie. Che c'entra questo con dov'era ieri sera? Beh, vedete, da bambini, John e io scovammo un vecchio rifugio giù nel Canyon Rosso e ne facemmo il nostro nascondiglio dove tenevamo i nostri tesori. Era là, Johnny, a stipare quei $700 per non cedere alle mie richieste di spartizione. Avresti dovuto pulirti le scarpe prima di presentarti a un ballo, amico. Il Canyon Rosso è il solo posto dove ci sia un fango così rosso. Perciò non voleva dirvi dov'era, sceriffo. Ha paura che io faccia una scappata là e prelevi. È vero, socio? Sì, appunto. Non lo so. Sarà, ma mi puzza. Ma è verissimo! Tony mette in croce Johnny per quei soldi. Grazie, fino ad... Zitta tu. Beh, se non ci credete, sceriffo, perché non andate al Canyon Rosso a vedere da voi? A cavallo, Johnny. Dici dove sono? Lo sai benissimo. È questo che ti ha tradito, Johnny? Dicevo, sceriffo, ecco i 700. Un momento, fa dare un'occhiata a me. Ho avuto un'ispirazione e ho ripensato alla vecchia cassetta di sicurezza.
Convinto ora, sceriffo? Sì, sono convinto. È meglio che trovi un altro nascondiglio. Sta tranquillo. Subito. Anche quelli. Me non spartisci neanche ora. Sono al verde. Li metterò al sicuro dove non c'è fango rosso intorno. Ci staranno finché non sarà tempo di comperare le bestie. Vamos, piccola! Come andiamo qua, Thomas? Va tutto bueno, signor Blair. Appena le piccole si svezzeranno, nel latte ci potremo fare i pediluvi. Tony, va a tirare giù un po' di frumento. Le mamme hanno fame. Sicuro. Non dare a Johnny i miei soldi, sai? Vado a metterli via adesso. Ehi, John. Quanti capi volete prendere te e Tony con quei 700? 34, forse 35 se ci va bene, signor Blair. Potrebbe darsi che avessi un 40 capi di troppo che mi piacerebbe vendere per quella cifra. Consideratela un affare fatto. E grazie. Che marchio adopererai, Johnny? Il migliore del Texas. L'R Volante. R Volante. Perché diavolo avrà scelto R Volante? R sarei io, Rusty. Ti ho fatto sudar freddo, socio? Sì, infatti. Accidenti, che sorpresa quando ho trovato quel ben di Dio. Perché fai quel muso? Sono io che dovrei prendermelo. Proprio un bel socio ti sei rivelato. Fare un colpetto di $50,000 ed escludermi dall'affare. Dove sono? Non lontano da dove erano. Perché? Vuoi tentare un'altra volta la fortuna alla roulette? Ho tutt'altri programmi. Ne abbiamo tutti e due. Renderò tutti $50,000 alla ferrovia. Li rendi alla ferrovia? Ma sei impazzito! Li renderò. Johnny, senti, siamo amici. Abbiamo in mano $50,000 caldi caldi e nessuno neanche lo sospetta. Non c'è altro che starcene buoni per un mese finché si mettano il cuore in pace. Poi via in California e sai che ranch compreremo. È la soluzione di tutti i problemi. Vuoi dirmi dove li hai messi o devo farlo dire? Io porto quei soldi in California e nessuno mi farà cambiare idea. Volete essere tanto gentili da spiegarvi? Chiedi a Johnny, è stata un'idea sua. Sto aspettando. Ti tolgo io la sella. Forse so perché vi picchiavate. Ah, sì? Eri pronto a sparare sullo sceriffo stamani per la paura che trovasse qualcos'altro laggiù oltre i $700. E Tony aveva tolto di mezzo il qualcos'altro per proteggersi. Lui vorrà renderlo a chi appartiene. Ecco perché ve le davate. Va a dirla allo sceriffo. Io non volevo offenderti. Scusami, Rusty. Tutto si risolverà in bene. Ma perché l'hai fatto? Avevo le mie ragioni. Fai male, Johnny. E mi fai male.
Buonasera, signor Hobbs. Voglio quella camicia che è in vetrina, quella bella arancione con i ricami argentati. Hai proprio bisogno di una camicia. Ora te la prendo. Arrivati da St. Louis appena 2 giorni fa. Ah, mi piace proprio. Oh, so leggere e so incassare. $20. Vi dispiace se me la provo? Accomodati nel mio ufficio, ragazzo. Grazie tante. E tira la tenda. Le signore perdono una grande occasione. Salve, Hop. Ah, salve, Deng. Finito il tabacco? Ne prendo un paio di buste. Ah, serviti pure. Vi piace questa camicia, sceriffo? È una meraviglia. $20. Nuovi di zecca. Anche questi. Dove li hai presi, Tom? Non è permesso avere dei soldi in tasca, sceriffo? Parte di quelle paghe rubate erano in dollari d'argento nuovissimi. Ci sono monete vecchie e nuove in circolazione. Forse, ma appena stamane eri al secco. Sì, ma poi ho convinto Rusty a darmi qualche soldino di quelli che tiene per Johnny e per me. Ne dubito se conosco Rusty. Siete proprio in vena di sospetti oggi, sceriffo? Prima con Johnny, adesso con me. Come hai detto, sono proprio in vena di sospetti oggi. Così faremo una puntata a Ranch e sentiremo Rusty. Del bene ai suoi vicini. È un buon uomo. Hai tempo un'ora prima di andare alla stazione. Mi si è rotta la cinghia della sella. Vado a farla riparare. Joe vuol fare 2 parole con te. Ti sta aspettando di là dal fiume. Ricostruendo i fatti, ha sentito puzzo di tradimento. Come sarebbe a dire? Sei entrato in casa ieri sera prima di venire alla stazione. Joe dice che ha informato tuo figlio e lui ci ha preceduti. Di pure a Joe che è pazzo. Ti prego, non suicidarti, Jim. Ti ho detto che devi parlare con Joe. Che succede, papà? Vattene, Johnny. Papà ha finito con voi. Alza i tacchi. Hai mai sentito parlare della banda di Apache? Certo. Una manica di assassini e di rapinatori. Se vuoi che tuo padre resti vivo, è meglio che lo mandi con me. Lo vuole il capo, Apache Joe. Io ho detto che papà ha finito. Tutto a posto, Marta! Ho sparato io su una serpe. Monta in sella.
Calma il rampollo, Jim. Così ti sta spingendo sulla forca. Arrivederci. Dì al tuo capo che l'aspettiamo. Belli amici ti scegli. Chi sapeva che erano la banda Apache? Come hai saputo? Ho saputo. Com'è che sei incastrato con questi corvi, papà? Sparai su un baro, un americano, oltre confine. E strasse per primo. Apache Joe e Catur furono i soli testimoni. E ti ricattano obbligandoti a servirli. Proprio così. Avrei dovuto aiutarli ad assaltare il treno. D'ora in avanti avranno a che fare con due Colt. Hai visto Tony? No, ha dei guai. Ne avrà una montagna se non lo trovo prima che lo sceriffo trovi me. Un momento, vengo con te. Siamo noi due. Non potevi aspettare il giorno di paga per farti una camicia nuova? Bella, eh? Lo sceriffo si è fermato al ranch oggi per sentire se ti avevo dato soldi. Che gli hai detto? Niente. Ero in camera quando l'ha chiesta papà e sono uscita per la finestra. Sei un tesoro. Ecco, così potrò dire in buona fede allo sceriffo che t'ho dato dei soldi, ma prega che non mi chieda quando. E ora puoi rendere quelle paghe come stavi per fare. Ho un'idea migliore. Facciamo società, prendiamo i soldi e andiamo in California. Non è il momento di scherzare, Tony. Era lui che aveva idea di rendere i soldi alla ferrovia. Ma io proprio non mi ci vedo a rinunciare a $50,000. No, me li tengo. Vado in California e mi compro un ranch. Non era questo che sognavamo? Forse non capisco. Sto facendo una gran confusione. Dove li hai nascosti? Qui in giro. Ricorderò dove quando sarò solo. Non lo sarai per molto con lo sceriffo che ti dà la caccia. Faccia pure. Andrò di là dal Rio Grande finché non si saranno stancati e poi tornerò qui, prenderò il morto e sparirò. È qui che ti sbagli, socio. Perché d'ora innanzi ti starò addosso come una sella. E ho una pistola e tu no. E ti avverto, Tony, che la userò prima di farti portare quei soldi in California. Beh, qualche volta dovrai dormire, no? Sì, dopo aver legato te. Una domanda soltanto. Tu vuoi dare indietro i soldi, quindi non li hai presi per spenderli. Ma allora, per la miseria, perché li hai presi? Sì, diglielo, Johnny. Vorrei saperlo anch'io. Non posso dirlo. Se io acconsentissi a dire una bugiola allo sceriffo e dicessi che ho ritrovato quei soldi per caso, potremmo tornarcene insieme al nostro lavoro. Dipende da te, Tony. Se ne andasse delle vostre vite li renderei, ma non è così. E penso che non avrò mai più l'occasione di mettere le mani su $50,000. Di cui non potrei mai spenderne uno, perché sarò la tua ombra. Andiamo. Ma finirai per stufarti di mangiare tortiglia. Salute, ragazzi. Vedrò di cacciare un po' di buon senso in quel cervellaccio. R volante. Il miglior marchio del Texas. La chiamo io. Oh, Rusty, lo sceriffo vuole chiederti qualcosa. Va bene. Ero passato ieri sera per chiederti se avevi dato a Tony Ballou del denaro. Sì, gli ho dato qualcosa. Allora puoi dirmi perché è arrestato da me e è scappato? Forse per un improvviso desiderio di solitudine. Rusty, questo è un discorso serio. Sicuro, papà, ma come faccio a sapere perché è fuggito? Lo sapete che Tony è sbitato? Johnny non è venuto a lavorare stamane, hai idea del perché? Andati a cavallo dai colti ieri sul tardi a trovare Johnny. Mio cognato Jim ti vede, ma non seppe il motivo della visita perché si è allontanato.
Quando vi ho sentito dire a papà che Tony era nei guai, perché non dovevo andare a dirlo a Johnny? E Johnny è in giro che cerca Tony perché vuole riordinargli le idee. Per Diana, perché vi è sgusciato di mano, ne parlate come se fosse il bandito che assaltò l'Espresso Ovest. Sappiamo che non è stato Tony, ma ha qualcosa in mente e sono convinto che non è nulla di buono. Altre domande, sceriffo? No, per ora no. Forse più tardi. A proposito, Rusty, la ferrovia darà $5,000 di ricompensa a chi riporterà quei denari. Perché lo dite a me, sceriffo? Per niente, così, a titolo di informazione. Ehi, che succede? Oh. Cosa c'è, una rivoluzione? No, dei ragazzi. Dormito bene? Sì, ma quando mi sveglio e vedo te... Che ore sono? Le 7 di sera. Ti slego e poi andiamo a mangiare le solite tortilla. Grazie. Graziosetta, eh? Il mondo è pieno di cose belle e tu stai appiccicato a me. Senti, Tony, prova a tornare indietro di qualche giorno. Ci provo. Avevamo $700 per farci una nuova mandria e la coscienza tranquilla. Il solo problema che avevamo era di rubarci la... Era una buona vita, Tony. E come ha detto Rusty, possiamo riprenderla. Facciamo due chiacchiere. Beh, grazie per averlo disarmato. Questo è Apache Joe, ricercato da noi per omicidi e altre prodezze. E questo è Catur. Come va la mano? Spero ancora male. Fuori e zitti. Tuo padre spedì te a rubare quelle paghe, ora gli scriverai un biglietto. Digli di cacciar fuori i soldi o non avrai il bene di rivederti. Lui non mi disse niente. Io vi sentii mentre facevate il piano. Assaltai il treno perché papà non fosse coinvolto in una rapina. Ma sento. Dove sono? In un posto sicuro. Un momento, sbagliate uomo. Ero con Johnny nel colpo, ma lui voleva rendere i soldi e io fatti sparire. È perciò che mi fa da balia. Ma io quella grazia di Dio non la rendo. Proprio a nessuno. Menti? Sì. Ecco. Un uovo di zecca. Uno dei 50.000. Solo che ho fatto lo sbaglio di stenderne qualcuno a Maverick e ora ho alle calcagna lo sceriffo con i suoi uomini. Come ti chiami? Tony Balloon. È bravo Balloon. Dove li hai messi? Tra un paio di settimane si saranno stancati di braccarmi e noi andremo a prenderli. Bene ragazzi, nel frattempo facciamo come tu. Bene, così mi sbarasserò di Johnny e fra noi avremo tempo di discutere la spartizione. Benone. Non fare il pazzo, Tony. La sola parte che avrai da Apache Joe sarà del piombo nello stomaco. Ah, è qui che ti sbagli. Sono il solo che sa dove si trova il tesoro. Dirigo io la battuta. Oh, a proposito, Johnny e io abbiamo vedute diverse in questioni finanziarie, però siamo amici. Se gli capita qualcosa, tutto a monte. Intrattenetelo poco e con delicatezza. Ci vediamo in California. Prendilo per l'altro braccio. Dunque volevi sapere come sto della mano, eh? Ha detto con delicatezza. Adesso basta.
Andiamo. Avanti. E ora parliamo dei 50.000. Dove sono? Ah, voglio solo sapere dove sono. Dobbiamo fare i piani. Nei paraggi del Canyon Rosso. Canyon Rosso. È quasi a 10 miglia a ovest di Maverick, 3 a nord del Rio Grande. Appunto. Allora andremo a prenderli stanotte. Ti ho detto che lo sceriffo sta rastrellando la zona. Sicuro, lo so. Ma se a Maverick scoppierà un bell'incendio, si vedranno le fiamme per 20 miglia. E richiameranno lo sceriffo in paese al galoppo. Quindi attraversiamo il Rio Grande vicino al Paso, caliamo dove non ci sono sceriffi ed entriamo a Maverick da est. Non con me però. Maverick è il mio paesello, mi conoscono tutti. Tu verrai a Maverick con noi, ragazzo. Legala alla cella. Fino ho incontrato due vermi, guidati da un rettile di nome Apache Joe. Apache? Dov'è Tony? La ferrovia da 5.000 dollari a chi riporta i soldi dell'esercito. Speravo di convincerlo a prendere il premio e a rinunciare al suo piano. Magari, se lo troviamo. Si è imbrancato con la banda di Apache. Oh, Tony. L'ha fatto per salvarmi, ma più che altro per liberarsi di me. Si crede tanto furbo da giocare Apache Joe e tenere tutto per sé. Ma ci rimetterà la pelle. Lasciandomi mi ha detto, ci vediamo in California. E lo sceriffo? Presto, Johnny! Bisogna che vada a riprendere Tony prima che lo ammazzino e non ci riuscirò scappando. Ti ho vista in giro così tardi, Rassi. Ho piantato gli altri e ti ho seguito. Trovato, Tony? Ne ho perse le tracce del nord. Immaginavo che avesse sconfinato. Vedo che cercandolo hai sbattuto la testa. Certi tali si erano cacciati in mente che sapessi dove erano i soldi dell'esercito. Basandosi su cosa? Forse perché avevano scoperto che ero il bandito che assaltò l'espresso ovest. Mi dispiace, ma prima o poi lo avresti saputo. È un pezzetto che ho a che fare coi banditi. Ma ancora devo conoscerne uno che si fa avanti e confessa spontaneamente. Ho le mie ragioni, zio Ben. Ho saputo che ci sono 5.000 dollari di ricompensa per chi riporta quei soldi. È vero. Ma tu non puoi prendere. Ma Tony sì. Quindi se vuoi recuperare quei soldi è meglio che lo trovi. Perché a lui solo dirò dove sono. Bello. Chissà come corre lo sceriffo. Gli daremo 2 ore per rientrare, poi andremo a nord e gireremo a est. Dovremo arrivare al Canyon Rosso verso l'alba. Ti è piaciuto questo scherzetto? Oh, tanto. Mi hanno riconosciuto a Maverick. Questo mi lega al vostro carro, è quello che volevi, vero? Volevo garantirmi di averti tutto nostro. Ora sono sicuro. Qua. E allora perché non mi sleghi? Se ci imbattiamo in qualche ritardatario non voglio affrontarlo legato. Slegalo, ma tienlo d'occhio. I banditi sono entrati sparando e hanno incendiato la stalla pubblica.
Uno l'ho riconosciuto, era Tony Ballou. Tony, sei sicuro? Sono sicuro, sì. Aveva addosso quella camicia che gli ho venduto io. Tony, torna indietro, sparo! La stazione. Ero in pensiero per te. Mi sono fatto sostituire da Luke. Johnny, dove sei stato? Sei ferito? Una sciocchezza. Non voglio che te e papà facciate le spese dei miei sbagli, quindi buone non farmi domande. Mi servono viveri e coperte. Tratti la tua pistola. Vieni. Allora io prendo la carabina. Ti tiro più volentieri. Dalle la mia, Johnny. Prendo le coperte. Sto con Rossi. Te e non discutere. Le do una mano, signora Fred. Grazie, Rossi. Prendimi il pane in dispensa. John, sei sicuro che io non possa far niente? Mi sono cacciato da me in questo guaio. E da me ne voglio uscire. Sulle mani, Johnny. Ora volta. Abbassa le mani e buono. Mi dispiace, Johnny. Non ho altra scelta. La giustizia che ostacola la giustizia. Sei in arresto anche tu, signorina. Hai aiutato a fuggire un prigioniero. La prigione è attrezzata per ospitare donne? No, signora. Ma la contea sarà contenta di pagarti una cella nella prigione di Paso dell'Aquila. Non muoverti, Dan. Non farmi sparare. Ora togli quelle manette. Johnny ha confessato di aver assaltato l'Espresso Ovest. Intervenire ti procurerà solo un sacco di dispiaceri. Ed anche a Marta. Avrei dovuto intervenire prima. Mettili a luce. Ora dove andiamo, ragazzo? A strappare Tony dalla banda di Apache Joe prima che lo uccidano e a ripescare la refurtiva. Essere sceriffo non vuol dire non avere cuore. Certamente, Rusty. Ma il cuore non c'entra in questo caso. Johnny ha ammesso di aver attaccato il treno. Ha commesso un reato, no? Beh, non proprio. Perché non voleva quei soldi e ora cerca di restituirli. E allora perché diavolo è andato a rubarli? Non lo so, ma conosco Johnny. Oh, basta, Rusty. Ho la testa che mi scoppia. A voi scoppia? Sentite a me. Non è che l'amo con l'embrione. Ve lo dico perché l'ha fatto. Io sparai su un baro, certo Meccadù, durante un poker oltre confine. Più tardi morì. Apache Joe e un certo Catur furono i soli che videro Meccadù estrarre per primo. Dissero che avrebbero deposto solo se li avessi aiutati a rapinare l'Espresso Ovest a Findlay. Beh, Johnny ci sentì architettare il piano nella stalla e per salvarmi dalla forca ci precedette nel colpo. Johnny commise un reato, se reato si può chiamare, solo per evitare che lo commettessi io. La prendo per buona tranne per una cosa.
Quando un americano viene ucciso oltre il confine, la polizia messicana ce lo notifica subito. Non ho ricevuto rapporti per questo McAdoo. Tu mi devi credere, Dan. È meglio che ti togli quegli speroni. Da qui bisogna andare a piedi. Ma prima facciamo i fatti chiari per la spartizione. Divideremo in quattro. Sai che non mi ricordo dove li ho messi. Chi è dato in pasto alle formiche spesso riacquista la memoria. E ci sono milioni di formiche da queste parti. Come dice la tua pistola, dividiamo in quattro. Allora sotto. Che credevo di aver ucciso. Pare che tu ci debba provare un'altra volta. Eccoli qua, $50,000. Constatiamo il decesso. Forse non ci rivedremo in California, amico. Maledetta carogna di Apache Joe. Te lo sistemo io, Tony. Resta con lui, papà. Perdonami, Arte. Oh, Tony. Sceriffo, rubai io quei soldi a Johnny. Lui voleva renderli alla ferrovia. Rusty sta con Johnny. E digli di perdonarmi.
mi togli queste dannate manette farò qualcosa. Dov'è Johnny? Tu nel canyon, insegui Apache Joe. Johnny è vivo, vedrò che passi il confine tranquillamente. Se no, andrò da Apache Joe. La volevo solo per Apache Joe. Permetti che ti dia una mano. Ecco i soldi che ho detto. E Apache Joe? Lassù. Ha finito di attraversare il Rio Grande. Puoi arrestarmi. Lo sai? Finalmente la faccenda mi è tutta chiara. Apache Joe aveva deciso il colpo. Potrebbe avere assaltato il treno. Ma ti ho già detto che sono stato io ad assaltarlo. E c'è sempre qualche fissato che confessa reati commessi da altri, tanto per sentirsi un po' importante. No, Johnny, non te la darò io questa soddisfazione. I veri criminali in questo caso erano Apache Joe, Catur, McAdoo. Sono morti. E non credo che la ferrovia lancerà accuse contro colui che ha abbattuto Apache Joe e recuperato la repulsiva. E io ho detto che non avevate cuore. Ora, in quanto a quei 5.000 di ricompensa per il ritrovamento... Che vadano al paese per pagare i danni del fuoco appiccato da Apache. Bene. Ma se ben ricordo ci sono $10.000 di taglia su Apache Joe, morto o vivo. Quelli spettano a te. E ci comprerai un bel po' di capi per il tuo R volante, Johnny. Beh, ora mentre io sbrigo qui porta a casa Rassi, suo padre sarà in pensiero. Disse che avrebbe rinunciato a quel denaro soltanto... per salvare le nostre vite. Ricordi?